Per Enonews, il presidente di AIS Sicilia Camillo Privitera e il delegato di Agrigento Francesco Baldacchino che ospita questa manifestazione. Una manifestazione importante, quest'anno si è scelto Agrigento, perché? Beh, perché è un posto unico, perché siamo all'interno del parco della Valle dei Templi, perché all'interno del parco, c'è una produzione di olio e di vino, e c'è un progetto molto importante che ci ha annunciato, di cui ha parlato il direttore del parco, che è quello di integrare sempre maggiormente un luogo da visitare con un luogo che realizzi anche una produttività di prodotti tipici che da millenni sono in questo territorio. Si è voluto così attenzionare quello che è il valore culturale del vino, il valore culturale del territorio, ma si è voluto anche mettere in risalto il grande valore economico che questo rappresenta, cioè cultura di territorio, ma anche cultura come valore economico e di conseguenza prospettiva di crescita e benessere per chi insomma opera in questo settore. L'organizzazione è stata affidata all'Associazione Italiana Sommelier Delegazione Agrigento, da te guidata. È una delegazione che cresce sempre di più. Sì, negli ultimi anni abbiamo già registrato diversi inizi di corso, abbiamo fatto già diversi primi livelli, secondo livello, adesso ultimeremo con un terzo livello e quindi speriamo che possano uscire da questo corso diversi sommelier. Cresce anche come appuntamenti, come vendi. All'inizio eravamo noi che ci proponevamo in giro per mandare avanti delle idee che volevamo così rendere partecipi a tutte le persone. Adesso sono loro che ci contattano e ci propongono, dateci qualche idea, proponeteci qualcosa, quindi diciamo siamo molto impegnati. Ho la fortuna di essere a capo di una delegazione che è formata da tantissimi bravi ragazzi e molto predisposti alla collaborazione, e ogni evento, ogni cosa che organizziamo riusciamo a essere non soltanto da solo, ma siamo sempre un gruppo ben affiatato che mi collabora dal primo all'ultimo momento dell'evento. Sono soddisfatto, è molto impegnativo, ma è gratificante di sicuro questo, diciamo, impegno che il nostro presidente mi ha donato. Oggi c'è stata anche un'importante presenza delle istituzioni, ciò significa che si lavora sempre più in sinergia, c'è sempre più attenzione a vino e anche all'olio come produzioni di eccellenza. Sì, appunto, produzione di eccellenza. Quello che è stato importante dagli interventi, dalle discussioni fatte, è che non sono state interventi di passerella, ma anzi, devo dire che è venuta fuori un'analisi abbastanza realistica, vera, di quella che è la situazione, con la consapevolezza di quanto ancora bisogna fare, ma soprattutto andando a toccare quei temi in cui le persone, in cui le azioni, in cui i progetti sono protagonisti, ma che devono finalmente essere realizzati attraverso quei progetti, attraverso quella politica. Oggi la passerella non è stata una passerella, la passerella è stata molto interessante attraverso le varie istituzioni, di contenuti, indicando quali possono essere e quali devono essere gli obiettivi attraverso canali di finanziamento, attraverso idee, attraverso appunto questi progetti. Qui il dato interessante è questo: non è stata un momento autocelebrativo, ma è stato un passaggio, è stata una tappa, e di questo devo dire ringrazio un po' tutti quelli che hanno partecipato, perché ognuno ha dato un contributo importante, dai rappresentanti del Ministero al direttore del parco, al sottosegretario Giuseppe Castiglioni, al sindaco e anche all'intervento molto esaustivo del direttore del consorzio. Insomma, come vedete dall'elenco che ho fatto, tutti interventi mirati e appropriati a quello che era l'argomento della giornata, che voglio ricordare in contemporanea si sta svolgendo in 20 sedi regionali, e questa idea, questo progetto che è già alla sesta edizione, che coinvolge tutta l'Associazione Italiana Sommelier, nasce da una lungimiranza che AIS ha avuto e che anno dopo anno sta mettendo in atto appunto tutta una serie di progetti atti a valorizzare e a meglio comunicare questo grande patrimonio che è il patrimonio del territorio, ma in modo particolare del vino e dell'olio.